Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. In questo sabato, quei sabati sono diciamo, rivolti ai convegni appunto perché c'è la possibilità appunto di avere un'occasione di formazione al di là del lavoro. Questa occasione di formazione è un po' ibrida, nel senso che inizialmente questo era pensato come un corso di scrittura, quindi un corso in cui comunque metti in cantiere tutta una serie di schemi, di procedure per avere una bozza per poter scrivere dal romanzo giallo, parlerò di questo, al testo medico scientifico che poi abbiamo rimaneggiato, fino all'articolo di giornale. Solo perché in quanto giornalista, iniziamo diciamo, come idea alle scuole superiori e alle scuole dove ho fatto alcune attività con i ragazzi, quindi dare gli strumenti operativi, anche perché diciamo, alle scuole superiori, anche in terza media, il testo che esce diciamo come articolo di giornale, come prova finale, riguarda una composizione ovviamente secondo ovviamente le capacità e le competenze richieste ai ragazzi di scuola media e superiore questo argomento. Quindi ecco, una parte preparatoria, non solo da parte dell'insegnante, infatti ho fatto una, diciamo, una serie di incontri in una scuola media, dove l'insegnante proprio specificamente ha parlato dell'articolo di giornale, come si scrive, chiamando un esperto in quanto appunto iscritto all'albo esperto, quindi diciamo, competente della materia per rinforzare quello che già aveva spiegato lei. Così, ragazzi, nel caso in cui uscisse l'argomento di legge erano più che preparati, infatti hanno studiato moltissimo. So, anche noi, anche invece nel futuro, comunque, considerare anche la recensione proprio di uscire, sono una cosa di possibilità. Poi, il romanzo giallo perché? Ovviamente il romanzo giallo attira molto. Credo che chiunque abbia letto Agatha Christie, chiunque l'ha letto, comunque appassiona perché era suspense, andare a trovare il posto di detective, no? E i ragazzi questo hanno pensato, gli chiesto come si scrive un romanzo e voglio diventare il tuo Waloffo, cioè, voi magari non diventare scrittore, però lo scrittore deve leggere molto e quindi ci mette inizialmente con la lettura. Quando io preparavo dire cosa dico per introdurre l'argomento, lui doveva dire, io adesso poi si presenterà, quindi dico, il primo libro che ho scritto, quindi sono cimentata. Ne ho scritti 11, perché io ne ho scritti 11? Perché ovviamente è una mole. Allora, perché scrivo 11 libri e poi mi hanno chiesto 11 questo mi piace, sono una mole consistente. Perché l'abitudine a scrivere deriva dall'abitudine a leggere. Chi legge naturalmente scrive come chi ascolta musica, poi non dico che è un musicista, però sicuramente ha una propensione, diciamo, alla produzione superiore. Ecco, allora, quando i ragazzi mi hanno chiesto durante la formazione, ma io voglio scrivere, come faccio a scrivere bene? Quello che mi hanno chiesto è stato quello. Quanto leggi? Cosa leggi? E la lettura per te è un hobby, cioè se tu vuoi scrivere evidentemente la prima cosa che devi interpretare è leggere molto, leggere di tutto, nel senso che non puoi scartare tutti i generi, perché tu leggi vari generi e poi scegli il genere che preferisci. Ad esempio mi hanno fatto la domanda, ma io posso leggere il fumetto o un genere scadente? No, no, dal fumetto in poi, diciamo, tu vai comunque ad avere un vocabolario che puoi utilizzare un po' anche se bisogna onomatopeici, per esempio il ma, i vari suoni, diciamo, anche delle cadute, strascio, sono, potrebbero sembrare più, ma in realtà li trovi anche perfettamente in alcuni romanzi, spesso anche di levatura. Quindi tu leggi molto, diventa un hobby, una passione, ma così fin da piccolo, il primo romanzo è scritto a 3, ma novella l'ho scritto a 17 anni, perché leggevo Tolstoi a 15, facendo mentire, ho detto va bene, quindi questa è una una perversione, non si vede come psicologia, però è una passione che deriva da passione personale che poi diventa una passione lavorativa. Quindi questo corso l'ho pensato per, diciamo, coinvolgere chi in realtà è già coinvolto nella lettura, perché ovviamente chi non vuole scrivere, chi non sa scrivere perché non è stato un buon lettore o non è mai stato educato alla lettura, magari non è interessato prettamente, infatti chi è qui, diciamo, è un lettore, un buon lettore o comunque è interessato alla scrittura. Compatibilmente con i tempi, sono in cura di articolo di giornale, con specificatamente rivolto alla cronaca della violenza, parlando di omicidio e comunque di violenza di genere. Ho invitato colleghi di varie estrazioni e di varie professionalità che ci illustreranno ampiamente, bene, ovviamente un esempio di cose che potrebbero da tempo, quali sono diciamo, le informazioni corrette, scientifiche, sulla violenza, cioè dobbiamo andare oltre gli stereotipi di quello che anche lo stesso giornale può portare sotto questo femminicidio. Perché chi scrive deve avere contezza della realtà scientifica dei fatti.
come nasce la violenza, chi la perpetra, come si può. A livello di comuni, perché i comuni ci sono. Un tema caldo, si può dire ma anche straparlare, può capitare, insomma. Informazioni di parola riguardo solo informazioni, cioè tutto che genere di informazioni varie, non sempre corrette, anche se sono corrette, e sta a noi come diciamo, scienziati e comunque come esperti dire a chi scrive. Perché io la fortuna, ecco, io sono fortunata a fare questa professione di giornalista e di psicologo. Sono fortunata perché qualora mi dicano scrivi un argomento riguardo la femminilità minorile, ho fatto questo per un po'. Ho contezza del fatto che certe espressioni non le puoi usare, ad esempio il criminale, no? Perché è etichettante dire criminale, poi criminale di per sé, no? Da quel ragazzo che arriva a compiere un crimine comunque è una persona che ha dei problemi, problematica. Quindi ecco, riformulare le parole. Chi non è dell'ambito, diciamo, spinto anche da un grande estremismo mediatico, che ti porta comunque a dare una notizia forte, può usare anche il termine. Proprio oggi un precedente convegno, il pedofilo, era un termine forse che in un convegno, cioè in un articolo giornale era emesso, del pedofilo, ma poco, ecco, cioè forse, ecco, diciamo che questo era il testo. Laddove posso etichettare, perché comunque non rappresenta esattamente la dinamica mentale e sociale della città di Brescia. Quindi noi abbiamo il dovere, grazie al diritto di apprendere, il dovere di dire chi scrive un articolo di giornale, e non è chiaramente una bestia lavoro, stiamo parlando di chi è un profano da questo punto di vista, deve essere educato su cosa scrive, anche perché chi scrive, sia che sia giornalista, sia che sia un blogger, sia che sia un semplice amatoriale, è quello che scrive ha un'influenza su chi legge. Chi ascolta e chi legge non è competente su questo valore di te. Ecco perché ho detto, se poi ragazzi facevano un titolo di giornale, spiego, femminicidio devi scrivere ad esempio, pazzia d'amore, non si può dire perché non è una pazzia, ma specialmente lucida diciamo, la programmazione del delitto, quindi non fatto, non è corretto da un punto di vista scientifico. E i ragazzi guardavano come passano. Cioè, vi dico quello che è messo, sì, cose sono normali, perché sono pazienti, sono normali. No, si parla di normalità, ma dobbiamo capire che il termine deve essere proprio perché la pazzia è un sottosticato che non compete un concetto di personalità. Quindi, non c'è una, diciamo, non c'è una conoscenza, la conoscenza è nata, e quindi, insieme al sociologo, allo psicologo, insieme al giornalista, contattano in alcuni termini come potrebbe essere così della violenza. Ovviamente dopo che tu hai strutturato, in questo caso l'articolo di giornale che farò vedere un po' nelle slide, come è fatto a livello schematico, diciamo, in base. Okay. Presento diciamo, in maniera corretta come il programma i colleghi che poi diciamo, andranno a fare la parte diciamo, scientifica dell'articolo sulla violenza. Partendo da là, fatto da poco. La dottoressa Gaia Trifi, psicologo della Terra, che si appunto che si occupa di una varietà di temi del mondo della violenza, che il dottor Antonino Leonardi, pedagogista, si occupa ovviamente di minore, quindi tutto il campo dell'educazione e della prevenzione, la vostra parte, il dottor statutario, psicologo, psicoterapeuta, sempre nel campo della prevenzione del suicidio, comunque l'argomento che riguarda la violenza e la violenza, il professor Imbornone, editare diritti, esperto di diritti, cioè rappresentante del diritto, in questo servizio alla salute e diritto alla non violenza, che poi si autopresenteranno dopo, è soltanto diciamo, una stessa molto veloce. Come dicevo prima, io siccome appunto voglio lasciare più questo spazio a chi poi alla fine va a fare la parte diciamo, scientifico che va a completare questa parte diciamo, più vasta di scrittura, perché non essendoci il tempo noi non facciamo una parte proprio di workshop, se lo modificato un po'. E pratico, per cui mi devo alcuni schemi diciamo sul come scrivere l'articolo del romanzo e poi chiaramente uno quello si fa se ci possono magari quindi si fa la capelle. Spesso quindi in modo da finire prima della pausa con diciamo l'aspetto schematico per poi riempirlo di contenuti con l'aspetto diciamo quindi io iniziamo con le slide. Se lo guardiamo tutto, poi faccio diciamo, lo schema perché un po' l'aspetto è molto completo. Vabbè. Buonasera.
parliamo del racconto giallo. Parliamo del racconto giallo. Il termine giallo indica il racconto poliziesco che ha al centro della vicenda un delitto o un altro crimine su cui indaga un investigatore. Questo termine viene utilizzato esclusivamente in Italia. Nasce a partire dal 1929 da una collana narrativa in cui appunto si parla di crimine da parte dell'editore Mondadori, e queste sono alcune copie di quell'epoca. Possiamo dividere il racconto giallo in tre parti: la parte del crimine, la parte del processo investigativo e la parte della scoperta del colpevole. L'investigatore può adottare due tipi di modi per proseguire l'indagine: un modo deduttivo, cioè attraverso delle prove che sono molto chiare, oppure attraverso un modo induttivo, cioè facendo delle ipotesi. Anche se non tutti i racconti gialli seguono questo schema, non può mancare l'enigma, cioè il mistero da risolvere, e quindi trovare il colpevole, la prova per incolpare il colpevole e la tecnica con cui è commesso un crimine che apparentemente appare impossibile. La struttura del racconto giallo è piuttosto rigida e si articola generalmente in tre fasi: situazione iniziale, svolgimento e conclusione. La situazione iniziale è la scoperta di un crimine che apparentemente è inspiegabile e misterioso. Lo svolgimento è l'indagine condotta da un investigatore che raccoglie prove, interroga testimoni, formula ipotesi e scarta quelle false. La conclusione è un finale a sorpresa, viene individuato il colpevole, il movente e la dinamica del crimine. Nel racconto giallo ci sono di solito personaggi fissi. L'investigatore non necessariamente un poliziotto è dotato di straordinarie capacità intuitive e di una straordinaria intelligenza e riesce a giungere sempre alla soluzione del caso. Ogni investigatore naturalmente ha un proprio modo di poter indagare. Naturalmente abbiamo la vittima, che è il personaggio che subisce l'azione criminosa, e infine abbiamo il colpevole, cioè l'autore del crimine. Accanto quindi a queste tre figure principali possono esserci anche personaggi secondari, come per esempio l'aiutante dell'investigatore, che lo affianca nelle indagini e che talvolta ha anche il ruolo di narratore, cioè colui che racconta quanto sta accadendo, l'eventuale complice, naturalmente del colpevole, e i testimoni, cioè i personaggi che vengono pian piano interrogati e che forniscono le prove per smascherare il colpevole o viceversa per scagionare un innocente ingiustamente accusato. Per quanto riguarda i luoghi, questi possono essere reali o verosimili e gli ambienti sono sempre descritti in modo particolareggiato. Nel caso dei gialli enigma si tratta generalmente di ambienti chiusi. In quello dei gialli d'azione, ad esempio, prevalgono invece gli scenari urbani. Invece, per quanto riguarda il tempo, è quello in cui vive l'autore ed è precisato. Spesso viene raccontato al presente, ma non mancano racconti al passato. E la tecnica che viene utilizzata è quella del flashback, cioè un continuo andare dal presente al passato, cioè per poter ricostruire quanto è successo nel presente si fa spesso un ritorno al passato. Per quanto riguarda le tecniche narrative, abbiamo la suspense, che è costituita da dimensioni importanti, dal climax e dai colpi di scena. La suspense, cioè uno stato di tensione emotiva rispetto a quello che sta per accadere. E a creare questo stato di tensione emotiva contribuiscono le ambientazioni inquietanti, il climax, nel senso utilizzate nelle parole e nei frasi, che pian piano aumentano la tensione del lettore.
e poi abbiamo i colpi di scena. Oltre a suspense abbiamo il finale a sorpresa. Parzialmente quello che poi trovate anche sui vari libri sui testi gialli. E quando io ho pensato al testo giallo, l'ho pensato perché nel presentare il libro, il secondo libro che ho scritto, San Salvador, che è intitolato San Salvador, storia di un omicidio. Allora, siccome c'è l'omicidio e allora è un giallo? No. Ecco, da qui nascono delle esperienze. Allora, vediamo la differenza tra un romanzo psicologico tipo noir, thriller, giallo e un romanzo giallo che per definizione deve avere delle caratteristiche. Nel libro che ho scritto, facendo un paragone, San Salvador, si parla in questo caso di una trentenne con dei disturbi psicologici psichiatrici che uccide in pratica il suo compagno, ovviamente, perché gli omicidi si fa. Noi troviamo la ragazza che va in un motel e seguiamo i pensieri della ragazza, ovviamente lugubri, diciamo, con degli aiutanti, si parlava prima di aiutanti che aiutano l'omicida, e si forniscono lo strumento per diciamo, compiere il suo delitto. Ovviamente queste sono delle tecniche che diciamo mutuato dalle conoscenze di criminologia che possiedo, perché ovviamente ci sono delle tecniche che le donne usano per diciamo ecco uccidere l'uomo, far fuori l'uomo, in particolare il veleno, quindi la donna naturalmente col veleno diciamo, non utilizza mica poco la donna ma il veleno, ecco, capientemente miscelato e quindi questo è il dato. E seguiamo poi la sua conversione, seguiamo ovviamente un gigantico che c'è anche una compra. Però ecco, si segue poi tutte le sue vicende successive a livello psicologico, perché è un romanzo psicologico. Perché non è un giallo? Perché noi conosciamo all'inizio l'autore del reato, l'assassino. Quindi non c'è niente da scoprire, c'è eventualmente da coinvolgerci o meno, da farci piacere o meno, da identificarci con l'assassino e con la vittima, dipende dalla personalità che qui. Oltre l'assassino piace perché è tipo Lupin, ad esempio. Grazie, con Lupin, mi piace perché fare turbo, per stare un lato, è un lato. La mia faccia è più delicata, però l'assassino lo conosciamo, non dobbiamo scoprire nulla, quello non è il romanzo giallo, anche se tutte le caratteristiche di un giallo, c'è la sostanza, c'è ma come verrà scoperto, come verrà punito, la giustizia deve fare alla fine, tutte le domande che ci si pone sono queste. Quando voi trovate una cosa di questo tipo, quindi c'è un omicidio, dove noi sappiamo chi è, non è un giallo, perché appunto cosa sembrare questo, è giusto così la domanda. Cos'è il romanzo giallo? Nel romanzo giallo abbiamo intanto un morto, una morte cruenta, spesso diciamo ecco, un corpo che viene trovato martoriato, quindi tutti sulla scena del delitto, tutti a delimitare i campi, come la polizia scientifica fa questo. Prelievi scientifici, prelievi di sangue, prelievi di limiti biologici, illumino, tutto quello che sia. Dopodiché, analisi di laboratorio. Il grande enigma, ecco perché giallo ha enigma. Chi è stato? Cioè, tutto si svolge ovviamente nel tentare di scoprire. Chi è che tenta di scoprire la vittima? Cioè, chi ha ucciso la vittima? Un detective. Ecco perché ho messo lì il tenente Colombo, insomma. Vabbè, ma anche la signora in giallo, tipo Poirot, sono sempre degli esperti. Un detective che non sa nulla, ovviamente. Non sa chi è stato l'assassino, ma non solo. Che segue, cioè che ovviamente rende partecipe il lettore, in modo che la cosa importante del giallo è questa, se è veramente un giallo box, cioè un giallo vero e proprio, che il detective e il lettore devono stare allo stesso passo, non è che il detective sta un passo in avanti al lettore, cioè se proprio il lettore non arriva completamente a comprendere chi è l'assassino, vuol dire che il giallo è scritto male. Se lui è un sentore, il lettore, di quello che potrebbe essere l'assassino, ci arriva un po' dopo, un po' prima, però diciamo, l'assassino deve essere scoperto e non scoperto, ma in linea teorica, questo è il che dicono diciamo, le mie guida, i detective e il lettore devono arrivarci insieme, in caso il lettore può anche arrivarci da solo, sì, non è un rebus, sicuramente avvincente. E invece perché abbiamo degli indizi, esempio,
il bracciale scoperto nella scena del delitto. Qua io vi dico tutte le telenovele, anche quindi vuol dire che stanno anche le telenovele a tempo stesso. Io le ho trovato, diciamo, fanno un po' del giallo, perché si scopre, no, il bracciale, l'anello, no, del morto, del fatto in vito, che ovviamente non può riconoscere perché deve andare a fare il riconoscimento, non può fare il riconoscimento, quindi non sa neanche il suo corpo, ma si attribuisce a lui il cadavere perché si è trovato l'anello suo, magari questo anello è come quello lì a porta per depistare, quindi qua c'è l'ulteriore, diciamo, tassa per cui la vittima in questo caso è da identificare un po'. Gli indizi e i detecti, quindi i detecti di cosa fa? Fa tutte le indagini, quindi indizi, intervista, c'è il testimone, abbiamo visto, c'è il complice, sì, vabbè, il complice lo si trova di solito alla fine. Quello che non è messo, che comunque la si trova poi in tutte le caratteristiche del giallo, è che spesso e volentieri, anche se è fatto che apposta per fare il giallo, il primo soggetto che il primo sospettato, che è sempre, nel caso della donna è sempre l'uomo, il primo sospettato è il convivente, il marito. Spesso e volentieri, soggetto numero uno, non c'entra assolutamente nulla, cioè proprio fatta apposta. Diciamo, la soluzione non è mai all'inizio, non è mai così scontata, però viene sempre implicato qualcuno, il vicino di casa, quello taciturno, quello che non parla perché forse non cosa da nascondere, e viene intervistato, braccato, si scopre avanti che quello che già avrebbero consegnato la giustizia, almeno fino a metà, questo nei romanzi gialli, già, beh, il lettore ha trovato già, c'è bisogno di andare avanti, invece no. Magistralmente a metà della situazione, diciamo, di svolgimento, per cui tutti hanno visto quell'ombra dell'uomo che poteva essere vicino di casa, che aveva quell'ombra dei piedi, era corpulento, faccio un esempio, sono sicuro al 90% non identificato, quindi siamo tutti tranquilli che insomma, in genere, la morale trionfa, perché nel momento già l'enigma deve trionfare alla fine la giustizia, e questo, diciamo, si scopre magari verso il 70% della scrittura, testimone a sorpresa, ecco perché si parla in colpo di scena finale di sorpresa, testimone a sorpresa che depista tutte le certezze, la bellezza è nel depistare quello che tu credi, no? Allora qualcuno che improvvisamente si è pentito, o qualcuno che copriva il colpevole ma adesso si è pentito ugualmente, quindi un aiutante, un complice, che fa la telefonata anonima, perché così questa è questa, la telefonata anonima, io so chi è stato, tutti si allertano di notte, poi tutti di notte quando la telefonata, perché diciamo è anonimo, ecco, per cui ambientazioni inquietanti, tu trovi la notte, trovi il grido, l'urlo, no? Ad esempio, nella steppa deserta, steppa della pure deserta, ti odio un grido, la fantasia, l'ansia che si crea nel lettore, e la telefonata che ti schiaccia verso il 60% della confusione, questo colpo di scena che va a ribaltare il colpevole. Il colpevole è quasi sempre qualcuno che tu non sospetteresti mai. Il maggior vabbè, vedete, dopo che essere, dico, a volte il contrario, che effettivamente è il tuo ex, vabbè, forse di femminicidio di ex, che comunque proprio perché è scontato non pensi che sia lui, quindi, però maggior questa volta appunto è il maggiordomo, che se non ripeto il maggiordomo, insomma è, diciamo, l'amico, quello che è, ma, ecco, l'amico non solo, chi ha aiutato il detective, cioè qualcuno, un amico di famiglia, no? Che comunque è fidatissimo un po' nel dire, e che aiuta il detective nel trovare il colpevole, ovviamente depistandolo, quindi tu vedi sempre il detective è questo amico, questa aiuta, che così faccio per aiutante, quindi per tutto il 60% del romanzo tu hai visto quella figura, cioè come fondo, cioè l'hai vista come semplicemente accanto al detective, come se fosse un tutt'uno, come ad esempio il detective a livello informale, che in realtà è l'unica cattiva. Cioè vado a scoprire, il mio ringrazio è l'abbiamo visto, cioè, secondo me è fatto benissimo. Però qual è la cattiva di suo giovanismo? Che il detective deve essere, non dico un genio, perché, ripeto, il lettore deve comunque arrivarci, perché altrimenti se è un enigma complicato, non è un giallo, ma è un fatto da un po' cervellotico, ma non coinvolge, perché vi rendete conto che già per l'identificazione dei personaggi, se io leggo e non capisco nulla, mi sento coinvolto e chiudo subito. Questa è una cosa difficile ma fattibile. Allora, a un certo punto, quando il detective è così geniale, io ho trovato la soluzione, e cioè, dice, io pure l'ho trovata, dice il lettore, un po' dopo, ma l'ho trovata, così, ecco, così,
abbiamo queste doti speciali che vengono menzionate. Il colpo di scena parte sempre dal detective, cioè lui che fa 2-2-4, ma quando lo fa questo 2-2-4 di accoppiata, di solito lo fa di notte, perché di notte, cioè non dorme nessuno in giorno, vabbè, cioè di notte l'illuminazione, di notte. Oppure adesso per esempio in alcuni romanzi di Poirot, questa diciamo tecnica di Poirot, cioè va, è facile trovare il colpevole. Io cosa faccio? Tipo mi distendo nella sedia alla poltrona, chiudo gli occhi tipo un po' di distensione, faccio mente locale e mi accorgo che io sapevo benissimo chi era il colpevole, lo sapevo fin dall'inizio. Però forse utilizzando troppo razionalità, è quello che ho fatto nella situazione simile, avevo perso sostanzialmente come dire, l'intuito. Quindi quello che punta è questo di intuito clinico, così come psicologi, dico, a prescindere da quello che è esteriormente agli indizi, che possono essere anche depistati, no? Per esempio, in criminologia sappiamo che ci sono delle tecniche, ad esempio tecnicamente il posing. Cos'è il posing? Il posing è la tecnica con cui il criminale mette, o staging veramente, comunque mette la persona in un certo modo per magari far intuire, anzi non per intuire, per far capire al primo che si è suicidata, per esempio, oppure che è stata uccisa con un'arma accanto, ma che non è l'arma effettiva, se la messa dopo mi deve fare tutte le mani. Però il depistaggio è fondamentale, cioè tutto il depistaggio si gioca fino ai tre quarti, poi conferisce nel finale. Però il detective non si rende il fatto che, ecco perché il lettore alla fine viene, ci sceglie l'attenzione del lettore e dice ma così semplice era, perché il detective alla fine c'era pure andato, e magari anche noi lettori, lui diceva metto il maggiordomo, ma in realtà chi è che hanno fatto il maggiordomo? Tutti, però dicono ma il maggiordomo è possibile, hai questo inetto, questo così che non rappresenta, che non ha alcun ruolo, magari appunto a questo servizio ieri, non so niente. Però in realtà emotivamente magari noi sapevamo che era il maggiordomo, lo sentiamo perché se è un giallo c'è qualcuno che mente, infatti. Però personalmente noi vogliamo trovare gli enigmi, la certezza della bella pena. Quindi ovviamente sapete che una cosa non è chiaramente, non può essere una cosa investigativa, però è talmente affascinante che penso che cioè, chi la legge una volta continua diciamo, a leggere parecchie volte. Dico soltanto quest'ultima cosa. Cosa crea la bellezza di un romanzo per la sostanza? Quasi significare, non soltanto che tu fino alla fine non sai che è stato, cioè tu fino all'ultimo giorno, cioè hai 4.000 ipotesi, ma non lo puoi sapere con certezza, non puoi contare solo delle prove. Le prove sarà poi detective, la signora in giallo proprio presente, negli ultimi un'ora, ad esempio, negli ultimi 10 minuti, tramite un pensiero improvviso di notte e di giorno, questa cosa non mi convince, un attimo che diciamo vado a fare le 4 ore e risolve. Dico, vedo che ti sia risolvita tipo un'ora di 50 minuti di congetture che ci sono arrivate, alla fine tutto si sconvolge, però almeno lo sai sulle riflessioni mutuali. Prima di arrivare al colpo di scena, cioè come si arriva al colpo di scena, che non è che semplicemente una cosa razionale, tu prendi gli indizi come se fosse un barboso processo, che processi sono, che interessanti comunque hanno degli schemi, non sono ovviamente coinvolgenti. E arrivi dopo un'ora alla fine col colpo di scena. Prima del colpo di scena ci sono, diciamo, determinati passaggi. Il climax, cos'è? Era termine più tecnico. Quando improvvisamente detective inizia a comprendere che quel personaggio potrebbe essere stato il colpevole, cioè detective, il detective si sta avvicinando quando comunque chi scrive vuole fare avvicinare il lettore, o detective di stesso. Utilizzo dei termini, per esempio, il corpo, faccio esempio, martoriato, insanguinato, violentato, mettono una serie di aggettivi che vanno sempre in escalation, quindi un corpo morto, un corpo freddo per esempio, il glaciale, il ghiacciante, quindi tu senti proprio questo trasporto emotivo, dici mia, diventa una cosa diciamo, molto coinvolgente, e ti trasporta anche il colpevole, il criminale, con gli occhi per esempio sgranati, insanguinati, crudele, e tu vedi tutta una serie di aggettivi che vanno a rappresentare il concetto. La sostanza, però, Antonio, scusa, potresti aprire le slide un attimo? No,
Allora, solo sulla sostanza, dico, questo sì, qui diciamo troppo dopo che abbiamo continuato la giustizia, però è importante sapere in generale chi vuole scrivere un romanzo, ma poi prima, come si crea prima, come si crea la sostanza, cioè com'è che noi facciamo capire se è colpevole, ma non lo possiamo dire perché altrimenti non è più giallo. Io qua ho preso un pezzo di Mabili Resti, romanzo che è sì, cioè un giallo, un noir, un thriller psicologico e quindi un po' di tutti. Ma ci sono alcune tecniche che si possono usare all'inizio, all'incipit, cioè proprio la prima parte, quando apri il libro. Se mi ascoltate come si pone lo scrittore, è se non suscita intanto un coinvolgimento per dire che succede dopo. Cioè il giallo come articolo di giornale, però vi dirò, significa io le tue battute come ti spiegherò, perché la figura che gli sta usando Violetta è una figura che comunque si prende cura di lui, senza di lui non è in grado di sopravvivere, per cui si ritrova un poco a prendere le parti dell'aggressore e quindi potrebbe sviluppare per esempio la sindrome di Stoccolma, oppure ancora venire a dire che effettivamente se l'è cercata, quindi per quale motivo deve in qualche modo ribellarsi. Dopodiché, d'altra parte, l'adulto ha invece il problema principale, può o avere un disturbo di personalità come struttura di base per andare ad utilizzare abuso, e penso per esempio al disturbo antisociale, ma anche al disturbo narcisistico, che in qualche modo è quello che usa un abuso più che altro di tipo psicologico, mentre invece l'antisociale lo vedo più per un abuso fisico. Il momento del potere comunque aumentare sulla persona fa capire che lui deve essere cercata e che lui è inferiore e quindi va bene se non derivi. Dici, una cosa che mi viene in mente è l'abuso, non è solo l'abuso sessuale, cioè quello sì, che è già lo schernire e dire ma sei troppo grasso o non ci arrivi, questo è come non ci arrivi. L'abuso psicologico. È una forma di abuso, ma anche nelle coppie non ci arrivi, oppure ma che film guardi, è una forma di abuso. Dico, ma che questi film li guardano solo gli sciocchi. Che tra l'altro è il tipo di abuso classico della paziente narcisista, perché comunque il narcisista tende a svalutare fortemente chi ho di fronte, perché se svaluto chi ho di fronte automaticamente salgo di narcisismo io, quindi bene o male vado proprio a sminuire quello che fa, a non dare valore, a calare di conseguenza l'autostima. Un altro caso può essere per esempio, dicevo, il disturbo antisociale, ma penso anche al distrionico arrivato a un certo punto, che deve splendere, deve essere bellissima, e non è pretenda. Diciamo, giustamente con queste diagnosi, perché non tutti sono psicologi, fondamentalmente il concetto che diciamo, di estendere è che l'abusante sceglie bene il suo abusato, cioè non è che chiunque è una vittima, questo io lo pensavo, che l'abuso è sia sui minori, sugli anziani, sui disabili, perché sono fragili. Il bambino non ha un'autostima formata perché ancora non crede in se stesso, l'adulto già che crede in se stesso è inattaccabile. Ma poi il bambino dipende dalla vita. Appunto, è immaturo e insicuro da questo punto di vista. Sì. Il disabile, sulla difficoltà, l'anziano, la sintomatica, quindi ecco, chi deve, diciamo, esercitare violenza coglie i segnali, il bambino solo, il bambino che non ha la famiglia, si informa prima, ma con chi sta a casa non c'è nessuno, pensa alla pedofilia, perché questo non c'è. Quindi non è che, sì, ok, l'abusante ti fa calare l'autostima, ma fa parte di un'autostima bassa, perché non puoi esercitare abuso su una persona che ha un'autostima alta, attenzione, o che è supportato da qualcuno a livello sociale, è più difficile quantomeno, no? Vabbè, da quel punto di vista è più difficile, cioè se parliamo per esempio, no, perché se parliamo per esempio della violenza di genere, vado a fare un lavoro in cui piano piano lo vado a demolire l'autostima, quindi può anche esserci presente l'autostima, però se io prima ti isolo, faccio in modo che non sia più vicino a tutti gli altri, e quindi senti soltanto quello che dico io, alla fine tu penderai dalle mie labbra, non sarai più incapace di andarti a ribellare. Devo dire che tu inizi più, però lì, però assolutamente l'inizio della vittimizzazione è fatto in un momento in cui sei più fragile, questo vuol dire. Cioè tu ti trovi in un momento in cui la tua autostima è alta, in un momento in cui sei accolto socialmente, non hai le stesse crisi, anche una separazione, un momento di fragilità, sei fondamentalmente inattaccabile, ma è difficile che io ti faccia credere quello che voglio. Cioè le definizioni iniziano un momento di fragilità, anche se una buona autostima come dici tu. E poi c'è l'escalation al contrario, che il bullismo è pure così. Quindi ecco, diciamo che l'aggressore è sempre vigile e coglie i segnali, diciamo uno, come dire,
sempre presente, sempre presente. Attento. Se li credo, un'altra causa di abuso da parte degli adulti può essere per esempio l'uso di sostanze, che comunque ti va ad alterare la percezione della realtà e quindi vai anche a fraintendere quello che è il comportamento del bambino. E penso per esempio a Sandor Ferenczi, che parlava di confusione delle lingue tra adulti e bambino: il bambino gioca a fare l'adulto, l'adulto pensa che lo sta seducendo davvero. Però questa è una cosa che puoi mettere in atto solo se sei in uno stato alterato di coscienza, e quindi abuso di sostanze oppure un disturbo psicotico grave, è stato normale di questa città. E allora, che cosa succede a questo punto? Il bambino, così come qualsiasi persona che subisce un trauma in realtà, sviluppa uno stato dissociativo durante il trauma. Cioè è una difesa psicologica che utilizziamo quando siamo a rischio vita. In qualche modo ci scogliamo dal nostro corpo, non siamo più presenti. E quindi sviluppiamo questo stato dissociativo in cui la cognizione è da una parte, quindi il pensiero, la logica è da una parte, l'emozione è dall'altra. Se l'emozione è molto forte, io poi, superato e finito il trauma, non ricorderò quello che è successo, oppure posso sviluppare una forma di disturbo post-traumatico da stress, che poi può diventare anche acuto, nel quale continuerò a ripetere in eterno questo trauma tramite incubi, tramite flashback che ritornano in continuo, cose di questo tipo, andando a distruggere completamente quello che è l'esistenza, perché stare tutto il tempo a ripensare il trauma non è assolutamente una cosa bella. Se sono dissociato non riesco a vivere appieno la mia vita emotiva, la mia vita psicologica. Quindi sono tutte quanto una serie di disturbi da creare. Come curo allora questa cosa? Quali sono le terapie da utilizzare? Ma se parliamo del bambino abusato, sicuramente la terapia del gioco, perché nel gioco il bambino non fa altro che parlare del proprio mondo interiore, e quindi a farlo giocare arrivo al suo mondo interiore e posso vedere in qualche modo di curarlo. Se parliamo dell'adulto, una tecnica può essere per esempio lo psicodramma, da usare soprattutto con gli adulti che non riescono a verbalizzare il trauma. Io lo faccio inscenare, scrivo un copione e lo recita davanti a tutti quanti, giustamente seguito dal clinico. È utilissimo anche, da quello che ho visto anche confrontando con i nostri colleghi, la tecnica dell'EMDR, che è una tecnica che va a lavorare sul ricordo da un punto di vista cognitivo fino a desensibilizzare completamente l'emozione e quindi a renderla meno sofferente. Oppure, ed è quella che uso io personalmente in studio, perché mi capita purtroppo di avere a che fare pure con adulti che erano bambini abusati, la terapia dell'approccio centrato sulla persona, che va a lavorare invece sull'emozione, è l'effetto contrario dell'MDR. Se lavoro sull'emozione riesco a farla accettare e fare di rielaborarla senza che sia più sofferente, piano piano il trauma viene integrato all'interno della personalità e si riesce in qualche modo ad andare oltre. Poi muovono la legalità e la giustizia. Detto questo, la brava dottoressa Ganci mi ha affidato un tema. Il tema è la tutela dei diritti, ma la tutela dei diritti in relazione alle vittime. Allora io qua avevo preso gli appunti, ho sentito parlare di giornali, cerco di dare, anche se non sono un giornalista e tantomeno pubblicista, mi sforzerò in questa occasione per diventare un piccolino giornalista pubblicista. Spero di riuscirci, quindi spero di dare sinteticamente una pennellata, un quadro a chiusura di questi lavori che sono molto interessanti, parlando appunto della tutela. Io avevo scritto giornali, forse è quello che avete già parlato, particolarmente lei. È importantissimo, perché il giornalista
non deve fare il solito attivo riferendosi a determinate espressioni che gli sono espressamente vietate. Il giornalista è stato accertato proprio dal consiglio dei giornalisti che si è riunito in Toscana che quando si parla di femminicidio, guai a parlare di rapitus e di follia. C'è un decalogo, il decalogo vuol dire fare una decina di parole all'incirca. Io mi soffermo brevissimamente su queste due. Quindi, mentre prima si era abituati a parlare del rapitus, ora è vietatissimo. Perché? Vietato nel senso? Perché si disturba l'individuo che va a leggere. Quindi l'individuo che legge, per quell'individuo è preso dal rapitus o da follia, quasi quasi dà delle motivazioni nel senso di giustificazioni. Invece non ce ne sono motivazioni e giustificazioni. Perché colui commette il femminicidio, cioè ammazza, uccide, è un omicidio, un'altra persona, ne è responsabile personalmente, però ne è responsabile anche la società. Infatti, Marcella Del Grande, che è una antropologa, è stata la promotrice delle femministe latinoamericane, ha detto in un suo scritto che la responsabilità, rimanendo ferma quella del soggetto, è ovvio, ma è quella della società. Quindi se la società gli è responsabile, che cosa ci vuole? Ci vogliono delle politiche pubbliche sociali che cercano di aggredire questo male. Quindi non si può coprire il disagio sociale. Il disagio sociale deve essere portato alla luce, se ne deve discutere e bisogna trovare, si dice in sociologia, trovato il male, la cura necessaria per curare, per provvedere a questo disagio sociale. Quindi per quanto riguarda i giornali bisogna stare anche molto attenti, perché eppure purtroppo, anche se fanno queste riunioni, perché in questa riunione non ci sono stati solo i giornalisti, ma c'erano psicologi, c'erano sociologi, addirittura psichiatri, cioè dire, tutta la gente che opera, diciamo. Una psicologa, un psicoterapeuta ad orientamento cognitivo costruttivista. Sono esperta anche in suicidologia, di studi post-traumatici da stress, e mi occupo di una realtà palermitana che appunto è l'Arcidiocesi Marco Saura, che è un'associazione impegnata a più di 20 anni per la prevenzione del suicidio appunto a Palermo. Questo la tratteremo nell'ultima parte della relazione. Innanzitutto ringrazio Angela e Antonio per avermi invitata qui, grazie di cuore a tutti voi, amici e conoscenti, per il mio notevole iniziativa. Allora, la mia relazione appunto si chiama Femminicidio e prevenzione del suicidio, perché in realtà vediamo come, parlando di cronaca, di scrittura, appunto la cronaca nera ogni giorno collega inevitabilmente questi due temi. Da una parte il reo, specialmente, diciamo genericamente, questo è il marito, il convivente delle donne, uccide le proprie compagne e poi si suicida. Quindi entrambe queste due ormai aspetti appunto devianti e criminologici appartengono sempre di più alla nostra realtà. Ed effettivamente dedico questo inizio di una relazione appunto a una ragazza, Fortuna Bellistare, in questo caso il nome non le ha portato fortuna, perché da appena 36 anni è morta, massacrata, come riporta appunto la cronaca, dal proprio marito. Crepetti ci dice che in questo caso noi siamo sempre circondate dalle cosiddette bestie feroci, la ferocità appartiene al nostro mondo interno ed esterno e noi ogni giorno assistiamo inevitabilmente a queste scene di crimine che diventano sempre più violente. Le donne vengono stuprate, violentate, uccise, tagliate a pezzi, bruciate. Questo non ci soffermiamo perché purtroppo sono veri e propri fatti di cronaca.
Ed effettivamente quante sono le donne che ogni giorno appunto muoiono per femminicidio? Addirittura mescono notevoli articoli in merito, come abbiamo in meno di 24 ore ben 3 femminicidi al giorno. Il range è ovviamente italiano. E le testate più importanti dicono mogli uccise e mariti suicidi, dove lì abbiamo il convivente, il fidanzato e quant'altro. Ed effettivamente questo caso importante dove la moglie appunto viene uccisa e il marito ci toglie la vita. Su segnalazioni varie, pensate, insomma, uomini e donne mature tra i 50 e i 60 anni, oppure sempre di più quando un reo viene appunto accertato, viene conferito il crimine di, appunto, di femminicidio, spesso appunto nelle carceri purtroppo tentano il suicidio o addirittura si suicidano. E vabbè, qui insomma c'è una definizione blanda in merito al femminicidio, come questa appunto definizione sia sempre più inerente all'uccisione diretta o provocata o all'eliminazione fisica o all'eliminazione morale della donna e del suo ruolo potere, appunto il suo ruolo sociale. Quindi in certo senso è iniziato proprio da queste tematiche che appartengono al nostro secolo, dove probabilmente prima le donne venivano uccise ma non venivano rappresentate sotto la matrice di femminicidio. Appunto di violenza si muore sempre di più, il nostro diciamo disagio esistenziale, la morte violenta rappresentano le nostre purtroppo cause terribili, ripeto, fatti di cronaca, ma abbiamo comunque delle linee guida, ovvero delle convenzioni, delle leggi sul femminicidio e il piano appunto di azione straordinario contro la violenza. L'epidemiologia è abbastanza nota, tutti noi, ripeto, abbiamo questo target, che è un target molto ampio, ovvero dei 25-54 anni. Sono tantissime le donne uccise, già per esempio nel 2019 abbiamo 17 vittime e così via. Ovviamente sempre di più si parla di una mancata parità di genere o con omicidi tra virgolette passionali, e spesso il femminicidio purtroppo è l'epilogo di una continua reiterata violenza subita dalle donne che spesso purtroppo sono privi di denuncia. Ecco, apro un piccolo capitolo in merito alla denuncia, perché la denuncia non previene il femminicidio, però sicuramente è un deterrente, e in questo caso le pene da una parte sono dei deterrenti importanti per ridurre, per prevenire il femminicidio. Infatti molte donne appunto hanno paura di denunciare proprio perché c'è questa continua aggressione fisica da fare. Cosa ho trovato appunto nelle testate di cronaca? Ho trovato 3 sentenze che sono delle 3 sentenze shock. Tutti noi sappiamo, da psicologi e psicoterapeuti ci interroghiamo su queste sentenze che riguardano la tempesta emotiva e rimaniamo veramente partiti sul voler appunto accettare che una donna possa essere vittima di violenza in base a una tempesta emotiva. Ma quando non esiste clinicamente? Non esiste clinicamente, ma tra l'altro quello che è più grave è che il manifesto ha addirittura uscita questa testata dove Messina il femminicidio era inevitabile. Io da clinico, dico perché altrimenti le sentenze, naturalmente queste sono delle testate che vanno prese di quelle testate, ma quello che risuona non è la testata soltanto, ma è lo spettro della nostra emotività di chi legge è invaso e si potrebbe anche rispecchiare. E tu, ecco, diciamo che indirettamente non sono messi d'accordo, però il motivo per cui proprio entro quell'articolo è un motivo, non abbiamo discusso con i giornalisti di come, cioè secondo me il fatto coronavirus, esatto. No, perché esce, perché si arriva a scrivere, perché si scrive così, anche le sanzioni che si possono dare per questo terrorismo, vabbè, poi diciamo, io faccio, non so, ma sto facendo dei corresponsi che dico con questo. Allora, quello che effettivamente tu stai portando un esempio, ma non è isolato, purtroppo. E siccome come giornalista poi ti do un punto di vista, anche discusso, diciamo, il consiglio,
anche su delle pene, perché ci sono delle pene per chi scrive e fomenta praticamente il terrorismo mediatico, perché esatto. Significa mettere in panico la gente, esatto. Cioè che nulla si può fare, non è così benissimo, esatto. Si va dalla sospensione alla sanzione pecuniaria fino all'esclusione della reazione, vabbè, però è intanto su segnalazione, quindi bisogna segnalare il problema. Però il fatto è che effettivamente c'è un discorso, diciamo, di terrorismo, di esaltazione mediatica, di assurdo. E tipo mea culpa, non mea culpa personale, perché dico personalmente era un nome come categoria, sì, come diciamo aspetto negativo di un fenomeno, perché tipo l'articolo qualcuno non ha scritto, dico qualcuno ci ha messo a firma, perché io giornalista scrivo, ma attimo deve mettere il direttore del giornale, non è, cioè il direttore può anche dire di no. Cioè questa non dico tendenza, ma questa possibilità, perché non è tutta questa carità, no. Sono di persone che non hanno competenza su cose di questi qua. Ad andare sul sensazionalismo, sulla tra virgolette. Sì. Dico vendita in teoria sulla, sull'impatto emotivo, che sì. Sta quindi sulla notizia che arriva subito, prima di arrivare distorto, d'accordo? Ecco, sì. Perché la formazione si fa all'interno, all'interno sì. Dell'ordine abbiamo la formazione del psichiatra, eccetera, siamo d'accordo. Non è da segnalare questo aspetto. Però noi, io perché l'ho inserito, proprio in questo corso di cultura, come già precedentemente, perché queste sono delle testate più che ufficiali, infatti ho riportato la matrice, TG24, il manifesto, e riportano, diciamo, in maniera, come tu dici, in maniera statistica, dei fatti di cronaca. Ma proprio la segnalare, da segnalare, formalmente, ma anche da mediare in termini psicologici. Sì, quello è il nostro bravo. Perché ci sono, cioè la verità è che tu li trovi su internet e dici... Comunque, ok, procediamo, così magari il messaggio diventa sempre più chiaro. Quindi esiste una psicologia cosiddetta del femminicidio, che è quella che noi insomma stiamo sempre di più portando non solo all'interno dei nostri studi privati, ma principalmente ecco, come integrazione multifattoriale scientifica in tutti i luoghi. Bene, esistono diverse prospettive psicologiche, vabbè qui non mi soffermo perché ovviamente sono delle competenze diciamo molto molto tecniche. E invece, ecco qui abbiamo gli orfani di cosiddetto femminicidio, perché quando noi parliamo di mamme che vengono appunto uccise per mano dell'uomo, dobbiamo sempre considerare come ci sono dei bimbi che purtroppo rimangono soli e piangono per la perdita della propria mamma. E esiste importantissima l'educazione appunto alla non violenza, che è il nostro motore appunto principale, dove ci sono questi 10 punti, quindi educare alla complessità, al pensiero critico e così via, specialmente alla comunicazione che diventa una comunicazione non violenta. Effettivamente, entrando ora all'interno della mia specialità, ovvero la prevenzione del suicidio, riscontriamo come il suicidio è difficilissimo, sia in termini di struttura che psicologica, da far rientrare in alcune categorie, quindi poterlo definire, e spesso l'atto viene diciamo espletato in un comportamento che è soltanto il comportamento finale di tutto lo spettro della complessità del suicidio, ovvero il suicida si è suicidato per questo. Ma veramente è questa la vera ragione? O anche qui siamo di fronte a un'interpretazione blanda che non è seguita da alcun riferimento scientifico? E questo appunto ci aiuta ancora una volta l'Inghilterra, perché l'Inghilterra già nella sua definizione ufficiale dice uccisione intenzionale di sé, ed è ampia, specialmente appunto intentional self-killing oppure suicide e self-inflicted, cioè la morte autoinflitta, autoprodotta. Questa ci toglie da qualsiasi interpretazione, si dice che l'uomo o la donna si è suicidata appunto per suicidio, e quindi riporta esclusivamente all'atto comportamentale. In questo caso il continuum fra l'aggressione edora autodiretta è la nostra matrice più importante, perché spesso chi si suicida ha anche degli atteggiamenti, appunto quanto poco fa parlavamo di violenza, di inflitta, di autolesionista, dove purtroppo il suicidio è l'ultima complessità della storia. Ed effettivamente noi possiamo dire che ogni 40 secondi nel mondo qualcuno si suicida, ma ogni 41 secondi qualcuno è lasciato solo a chiedersi perché. Perché quando parliamo di suicidio dobbiamo anche considerare i cosiddetti survivors, i sopravvissuti,
handicap rimangono appunto inermi di fronte ai fatti di cronaca. Principalmente la depressione, quella che noi stiamo studiando, in quanto l'OMS lancia un allarme che all'epoca, noi studiamo da più di 20 anni il fenomeno, ci sembrava appunto molto lontano, invece di ridurre entro il 2020 i tassi relativi al suicidio, cosa che non riusciremo perché se già le vittime sono 1 milione, entro il 2020 arriveranno appunto a 1,5 milioni. L'aggressività, questo continuum tra l'aggressività e la violenza, ci sono delle matrici importanti di delineazione, ma non abbiamo i tempi per poterci appunto entrare. E il suicidio è sicuramente una violenza autodiretta, perché osserviamo che principalmente negli ultimi 30 anni i tassi di suicidio si sono appunto dilazionati. Pensiamo 1424 persone che in un range insomma intorno all'anno 2000 si sono appunto suicidate. Questa violenza è una violenza autodiretta che è sempre di più, non è individuale ma diventa, vediamo le stragi che riguardano per esempio il Nord Africa e altre componenti del Medio Oriente, che riguardano appunto per esempio dei suicidi cosiddetti collettivi, dove delle vittime innocenti vengono sempre di più inquisite. Il suicidio riguarda anche le componenti collaterali che si integrano spesso come diagnosi secondarie, tra cui l'abuso o sia di sostanze che di alcol. La definizione del fenomeno ovviamente anche qui è molto ampia, perché riguarda non soltanto il tentativo di suicidio e il mancato suicidio, che sono questi gesti autolesionistici che non portano alla morte dell'individuo, ma il comportamento è sicuramente un comportamento autodistruttivo, dove all'interno si riscontrano dei fattori diciamo vulnerabili, fragili, che il soggetto mette in atto, però inerme, impotente, vede come unica soluzione quella del suicidio. Appunto. Ma allora in questo caso, questo già l'abbiamo detto, dove sono insomma 1 milione di vittime, come si può fare appunto prevenzione? La terminologia della prevenzione riguarda sicuramente un cappello che è molto, molto ampio, perché noi partiamo sì da un meccanismo psicologico, ma anche le esperienze traumatiche, per esempio il suicidio, la depressione e così via. Gli effetti psicologici riguardano sempre di più le teorie appunto che lo stesso Sheinman ha riportato e dalla quale è partita tutta la macchina che si chiama suicidologia. In poche parole, la teoria appunto del cubo è la teoria più importante, dove l'eziologia appunto delle condotte suicidarie si può ricondurre alle tre dimensioni di dolore, turbamento e situazione. Infatti all'interno del colloquio clinico che noi facciamo si chiede: ma questo dolore si può veramente espletare, il cosiddetto dolore mentale, si può dare forma, colore al cosiddetto dolore? Importante in termini appunto di scultura è la componente relativa al cyberbullismo, che è collegata al suicidio stesso. Sempre di più i nostri giovani, adolescenti, minori utilizzano appunto i social network per manifestare un intento suicidario. Ed effettivamente questo è il caso di Amanda Todd, che ho ad Ottawa, una ragazzina di appena 15 anni, denuncia un video su YouTube dove è stata vittima di cyberbullismo e si suicida. Questa è una continua lotta che noi facciamo in termini preventivi per non attribuire nessuno stigma ai giovani della nostra popolazione. Quindi vi è una abbondante classificazione altruistica, economico, organico, mancato suicidio, eutanasia, qua rientra tutto lo specchio che ha a che fare con la condizione appunto spesso legata alla morte. Ed effettivamente qual è il ruolo, ecco arriviamo proprio alle conclusioni, qual è il ruolo dei mass media in merito al suicidio? È un ruolo importantissimo, perché come già visto la nostra scrittura influenza il nostro modo di pensare, influenza i comportamenti e tutto quanto. Addirittura nel 1774 il D.I. Dolores, il giovane Ferenc Oger di Goethe, hanno dato un importante mezzo al suicidio, devo chiudere, lo so, è il cosiddetto appunto effetto Werther, cioè che ha riprodotto attraverso il contagio nocivo una serie di suicidi poi a lungo andare.
o come per esempio la morte di Marilyn Monroe. Subito dopo che morì Marilyn Monroe c'è stato addirittura un aumento del 40% del tasso di suicidio, o come addirittura questo gioco, il New Whale, che ho scritto di tanti articoli, ha poi condizionato tanti giochi appunto rispetto alla morte. Quindi il contagio emotivo è la nostra sfera più importante, quindi quando scriviamo qualcosa in merito al suicidio facciamo attenzione a come vengono riportati appunto i fatti che riguardano le persone che hanno delle sofferenze importanti. Ed effettivamente questo è un libro, parliamo di libro, faccio questo accenno bellissimo che è La solitudine dei numeri primi, un libro eccezionale che ogni volta che lo leggo, nonostante sia una suicidologa, mi fa piangere. Ed effettivamente basta leggere soltanto la prima, divisibili soltanto per uno e se stessi come numeri primi, come l'11, il 13, il 17, il 19, il 41, il 43, eccetera. In realtà parlando di depressione noi dobbiamo parlare di suicidio, dobbiamo parlare inevitabilmente della solitudine dei nostri ragazzi, che è davvero la parte più importante. Ed effettivamente sto finendo, l'ASI presta questa associazione importante per la prevenzione del suicidio, di cui abbiamo qui il nostro presidente Pianucci. Queste problematiche, come sappiamo, sono oramai diventate emergenze educative. Come misuriamo queste emergenze? Le misuriamo sulla base di alcuni comportamenti dei ragazzi, comportamenti quali il bullismo, atteggiamenti di provocazione, di spavalderia, e le cause molto spesso le possiamo rintracciare in situazioni quali inadeguatezza da parte dei genitori di fornire cure a livello materiale, emotivo adeguate, e l'eccessivo uso di multimedialità a discapito di una relazione vera, tangibile, e per non parlare poi dei pericoli che si annidano su internet. Il punto è come fermare questi atteggiamenti, questi comportamenti, cosa molto difficile, un'impresa ardua. Allora è meglio attivare una serie di azioni preventive. Ecco, fare prevenzione significa intervenire a salvaguardia delle istituzioni educative principali, quali la famiglia e la scuola, in modo che diventino luoghi di vita sana, luoghi di scambio culturale, e laddove il bambino possa interiorizzare modelli sani, quindi il suo stile di vita sarà chiaramente sano e non violento. Allora, il pedagogista deve stare in tutti i contesti dell'educare. Il suo lavoro è importante anche perché mette in campo due capacità, due competenze importanti: creare un ambiente sano e favorevole, che metterebbe da subito l'allievo, l'educando, nelle condizioni di esprimere il proprio bisogno di comunicare. Il pedagogista accoglie questa sua esigenza attraverso la relazione ed è finalizzato proprio per aiutare il discente, l'educando. Un'altra capacità importante del pedagogista è attivare un sistema di rete. Il sistema di rete ci aiuta, come dicevo prima, a fare prevenzione, partendo dall'idea che l'educazione è proprio un sistema di rete nel quale confluiscono tanti soggetti educandi, famiglia, scuola, oratorio, tutti i compranti, ecco, al fine di dare a questi ragazzi degli ambienti sani.